Dimmi in bocca al lupo. In bocca al lupo. Crepi. Ascoltami, eh? Sì. Ciao. Ciao. Allora, amici di Radio Mente Libera, buongiorno e benvenuti in ascolto. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, Cose che non sopporto della vita, con Camilla Ledda. Buongiorno Camilla e benvenuta, come stai oggi? Male. Male? E come mai? Cos'è successo? Perché tu vedi tanti motivi per star bene. No, non saprei, dici tu. Io vedo solo gente falsamente ottimista. Io detesto l'ottimismo, i sorrisi di circostanza, la gentilezza forzata. Hai presente? Presente, però è vero anche che a volte l'ottimismo serve per superare alcuni momenti difficili della vita, no? No, è un modo per negare l'evidenza. L'ottimismo inganna la vita eppure te. Guarda, l'altro giorno ho trovato un amico con la gamba ingessata, gli ho detto, cavolo, mi dispiace. E lui, no, guarda, nella figa ho avuto culo. Adesso qualcuno dovrebbe spiegarmi il concetto quantomeno illusorio del culo applicato alla sfiga. Perché è vero che in effetti poteva andargli molto peggio. Ah sì, è vero, però se uno si rompe la gamba dovrebbe poter dire fanculo che sfiga. Come se uno dicesse, mi hanno rubato la macchina, fortuna che era in riserva. È vero. Guarda, a me piace la gente che protesta, mi piace la gente che si ribella, mi piace la gente che non accetta le cose come stanno. Allora credimi, guarda, la rabbia lecita aiuta. Abbasso l'ottimismo, viva chi non ci sta. E poi non sopporto quelli che adottano un bimbo a distanza ma trattano male la lavatrice al semaforo. Quelli che non ti chiamano mai e quando lo fai tu ti dicono, oh, non ti fai mai sentire. E poi non sopporto quelli che ti dicono poi passa solo perché non hanno voglia di ascoltarti. Non sopporto quelli che risolverebbero tutto con una bella bomba. Non sopporto neanche gli uomini che fanno firmare alle donne le dimissioni in bianco quando le assumono. Poi forse mi dà anche fastidio il rumore della mia voce in questo momento, vero? E poi il rumore a prima vista, l'amore a prima vista non esiste, l'amore si costruisce. Ne ha di cose da dire la nostra Camilla, eh? Vai avanti Camilla, che ci piace quello che non ti piace. E allora guarda, non sopporto gli astemi, ma non sopporto neanche gli alcolisti. Non sopporto quelli che non pagano gli straordinari e che se glielo fai notare ti dicono quella è la porta. Poi non li tollero quelli che trattano le persone come bestie, ma neppure quelli che trattano le bestie come persone. Hai presente quelli che mettono il cappottino al cane e ti dicono guarda, gli manca solo la parola. Sì, ho presente. E poi... Io odio il termine esclusivo, festa esclusiva, locale esclusivo, matrimonio esclusivo. Scusami, se una cosa è esclusiva vuol dire che qualcuno è stato escluso e a me questo non piace. E le commesse che ti dicono che un vestito ti sdrammatizza? No, scusa, fammi capire dove è il dramma, cioè non l'ho capito. Non sopporto quelli che ti dicono basta. E poi basta con questa storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Questo bicchiere riempiamolo. Hai ragione, riempiamolo. Se per esempio ti dicessi che incontrarti è stato un vero colpo di fortuna, sarei un ottimista? No, lo troverei un commento indovinato. Grazie Camilla, addio amici, la vita è un inferno. Allora, com'è andata? Bene, brava.